What's up folks, benvenuti ad Alterno Ego, io sono Francesco Cocchi e oggi parliamo di shred. Lo shred è una tecnica fondamentale per il chitarrista moderno, non solo perché è utile conoscerla, ma anche perché è di grandissimo effetto scenico davanti a un pubblico, quali possono essere amici, parenti o animali domestici. I 5 esercizi che vi propongo oggi sono presi da diversi video lezioni di Paul Gilbert. Magari alcuni di voi già li conosceranno, ma per quelli di voi che non li conoscono, questi esercizi saranno veramente utili. Questi esercizi saranno quel passo avanti che vi permetterà di avere una tecnica shred di tutto rispetto, in quanto sono veramente utili anche per aumentare la precisione dell'esecuzione e che ci possa dare anche la possibilità di divertirci con il nostro strumento. Questi esercizi mi hanno fatto fare un level up nella tecnica dello shred e sono felice di poterli condividere con te oggi. Ah, un'ultima cosa. Se mi vuoi aiutare, metti mi piace e commenta qua sotto al video. E se ti piacciono i video che faccio, iscriviti pure. Quindi, partiamo! Il primo esercizio è anche l'ultimo, in maniera logica, poiché racchiude tutti gli altri lick. È svolto su una scala di Sol maggiore, 3 tasti per corda, con la tecnica della pennata alternata. Consiglio numero 1. Cerca di stare più rilassato possibile. La tensione muscolare rallenta i tuoi movimenti, facendoli diventare scattosi e non fluidi. Consiglio numero 2. Cerca di stare più basso possibile con le dita. Per prima cosa incoraggia un movimento più coordinato e rapido. E, soprattutto, ti permette di andare più veloce facendo meno strada. Consiglio numero 3. La mano destra deve essere sempre rilassata, ma con movimenti precisi e ritmici. Dividi e timpera. Questo deve essere il nostro motto, in quanto dobbiamo prendere dei sottogruppi, dei sottoinsiemi del primo esercizio e iniziare a concentrarci su quelle parti che possono darci delle problematiche, in modo da essere mirati e arrivare al nostro obiettivo il prima possibile e in maniera più precisa possibile. Trovo che questo esercizio sia particolarmente utile per aumentare molto la nostra velocità, in quanto questi piccoli scatti precisi ci garantiscono di andare un po' oltre la nostra velocità massima di pennata, almeno di pennata precisa, e ci portano quindi a cercare di spingerci un po' oltre il nostro limite. Consiglio sempre di iniziare l'esercizio sia con la pennata in giù che con la pennata in su, in modo da allenare diverse skill. Questo qua è come l'esercizio precedente, l'unica differenza è che viene svolto al contrario. Le osservazioni sono sempre le stesse, quindi nell'esecuzione dobbiamo rapportarci allo stesso modo dell'altro. Questo esercizio è uno degli esercizi preferiti di Paul Gilbert. Questo lick lo trovate in moltissime canzoni, da Technical Difficulties a molte altre,
perché Paul Gilbert è molto legato a questo esercizio, che secondo me è molto molto utile. Paul Gilbert in un video lezione spiega che quando aveva iniziato a suonare la chitarra la suonava sempre con plettrata all'ingiù, e la plettrata all'insù la trovava molto difficoltosa. Infatti la pennata alternata non era in grado di farla. Per riuscire a superare questo suo scoglio si è concentrato su questo lick, iniziando con la pennata all'insù e dando forza a quella difficoltà invece che c'è nel cambio di corda, che per lui invece da un punto debole è diventato un punto di forza. E se ascoltate adesso la sua plettrata, è una plettrata precisissima, quasi una mitragliatrice. E tra i cambi di corda non ha nessuna difficoltà. Questo perché? Perché ha tritato a bestia con questo esercizio. Quindi il mio consiglio, dateci super dentro con questo esercizio qua, perché è utilissimo. Niente ragazzi, spero che questi esercizi di Paul Gilbert vi siano stati utili. Dateci dentro più che potete, le tab sono qua sotto, scaricatele, continuate a allenarvi e che lo shred sia con voi. Bye.